Oh mio Dio, quanto sono grande! Fermo un attimo, fammi allontanare. Sembrava davvero, non so, la testa di Draven, versione... Sono veramente troppo grandi, faccio paura da solo. Ok, abbiamo tolto Giovannetti, che l'ha jinxata già in intervista sui Outplayed. Se non lo sapete, andate a vedere l'intervista fatta a Megalodontus per la sua rivista. E dopo che l'ha jinxata abbiamo detto basta, andiamolo via. Basta, ha avuto la sua chance di far vincere gli Outplayed, non ce l'ha fatta, ci serve il prossimo play by play adesso. Quindi si dà il cambio, vediamo, vediamo, Etro, vediamo tu cosa ci combini. Guarda che adesso la prossima testa sul ceppo è la tua, quindi stai attento. Ce l'ho anche, anche grossa, come si dice dalle nostre parti, e ho anche tanti capelli. Aspetta. Quindi fa proprio anche un bel tonfo quando cade, però... Occhio, perché abbiamo visto questi Esova belli spaventosi nel primo game di oggi, abbiamo visto gli Outplayed abbastanza sofferenti uscire adesso da una sconfitta abbastanza sentita, provata contro gli Escape Prime, però abbiamo visto appunto in generale un po' tutti questi gruppi di play-in avere dei risultati abbastanza particolari, perché se stavate seguendo anche gli aggiornamenti durante la pausa dei vari gruppi, abbiamo avuto un altro upset degli Illuminar dall'Ultra League, dalla Polonia, che perdono per mano dei For The Win, quindi Portogallo che parte 2-0 con le loro due squadre, una vittoria a testa, un grandissimo successo per la LPL. Vediamo un po' come si vanno a combinare il resto dei gruppi, soprattutto i gruppi che interessano a noi, il gruppo che interessa a noi, questo gruppo qua. Come ho detto prima della pausa, questo game va assolutamente vinto, perché altrimenti si rischia di partire su uno 0-2, lasciando un 2-0 agli Esova. Questo vuol dire giocare non soltanto il resto di oggi, ma anche praticamente tutta la giornata del domani, su soltanto un inseguimento di quella seconda posizione. L'unica cosa che mi viene da dire, avendo visto tutte e due game, gli Outplayed contro il team che dovrebbe essere di punta di questo gruppo, hanno almeno dato qualche colpo, qualche risposta rispetto al team che ha giocato contro Yuzuba. Yuzuba stessi hanno avuto, diciamo, una partita contro il team Fantasma un po' sul tappeto rosso, come se red carpet, puoi passare intorno, c'è la gente che ti fa le foto, ma non ti toccheranno mai. Sono andati avanti i ban molto velocemente, Draven, Poppy e Azir da parte degli Outplayed, invece Gwen, Swain e GP da parte di Yuzuba. GP naturalmente è stato un pick molto contestato all'interno del PG Nationals. YNC Outplayed vanno per i pick di Wukong e Ornn e Aphelios, abbiamo ora la conferma. Dall'altra parte, velocemente, abbiamo Sejuani, Diego e anche... no, Warwick penso proprio di no. No, non penso sarà la conferma, vedremo cosa andranno a loccare agli Esuba come loro terza selezione. Si cambia abbastanza traiettoria per gli Outplayed, perché qua essenzialmente abbiamo già tre pick diversi da quelli che abbiamo visto prima, quindi questo aiuta molto forse anche con la volontà di resettare un po' mentalmente su quella che è stata la sconfitta. Cambi proprio campione, cambi proprio traiettoria, anche la priorità di pick è leggermente diversa, perché non abbiamo fin da subito appunto il focus anche solo sulla corsia centrale di The Haste, che appunto vede scalarsi un po' oltre. Rispondono con la Sivir di Esova, una Sivir che già Dani ha giocato nel primo game di oggi da weak side, c'è da dire, è stato proprio molto abbandonato e vulnerabile su quel lato inferiore di mappa, e potrebbe essere di nuovo un punto su cui cercare di far leva per gli OP, con una lane che sembra questa volta volersi proporre in maniera un po' più prioritaria, un po' più protagonista, con quella Aphelios, che tra l'altro era proprio il matchup che Danny stava affrontando con la sua Sivir nel game 1. Una cosa che voglio dire su entrambe le partite, visto che appunto sono stati due game abbastanza a senso unico, cioè sono stati due stomp, diciamo, gli Esova hanno stompato i Fantasma, gli Escape Prime hanno stompato gli Outplayed. Entrambe le partite però sono state molto definite da una singola azione che è arrivata molto presto in partita, che ha violentemente spinto il vantaggio in mano a una delle due squadre. Quando riesci a fare questa cosa del genere già dall'early game, diventa molto più facile poi costruirci sopra e prendere il via. Quindi sono stati due stomp, sì, ma non sono stati due stomp che dovrebbero farci pensare che la differenza tra le due squadre che hanno giocato è così ampia, quanto più che l'esecuzione che li ha portati è stata molto critica nelle prime fasi di gioco. Quindi io non imparo da queste due partite: ah, gli Escape Prime sono molto più lontani degli Outplayed. Imparo l'early game, e non fare errore dell'early game è molto importante. Intanto sono andati avanti i ban Yumi e Brom per Yuzuba. Brom, che se non sbaglio era stato giocato proprio da Yuzuba nella partita precedente, comunque l'avevamo vista la partita precedente, da parte di Yuzuba contro il team Fantasma. Lui era Khan, non si vuole provare ad aggredire subito questa Sivir, che sì, ha comunque
il suo scudo incantato, però diciamo che lo vuoi utilizzare in momenti precisi e non doverti ritrovare in mezzo a 3000 crowd control possibili. Renata Glask per Aphelios, piccola nota, è interessante vedere come Lindgaard vada su dei campioni che scalino molto di più e che siano più orientati al volere essere poi il carry del team, cosa che è successa proprio dai playoff in poi. Mi sentivo prima parlare di come dai playoff in poi gli OP sono migliorati. Jensi outplayed proprio in Lindgaard, hanno visto uno dei possibili carry, oltre a Angry Panda che ha fatto molto bene. Renata Glask, Thalia forse per The Haste, potrebbe essere questa la scelta per il player, sì è così, quindi andiamo a vedere cosa Sayator andrà a piccare in corsia centrale. Sembra che sia Aria, visto quello che ha fatto comunque mid lane degli Escape Prime, dice perché non lo posso fare anch'io. E tra l'altro, per chi sta ancora tenendo il conto, con quella Renata Glask, 17 campioni unici adesso giocati da Panda in questo Summer Split, perché non aveva ancora giocato Renata Glask in questo Summer Split, quindi è anche qui un altro pick unico che Panda si porta dietro nel suo continuare ad inseguire questa sorta di perfezione che ha a quanto pare anche New Master. Sta lì contro Ari, non male contro come matchup, ovviamente pone magari un pochino più il potenziale di prendere le redi in mano ad Ari, quindi a Sayetro, al midlaner degli Esopa dall'altro lato, però Thalia può cercare di limitarla molto bene, soprattutto vai a porti in maniera abbastanza chiara sul non farti aggredire facilmente da campioni come Ari, come Diego, come Sejuan, quindi la top 6 degli Esopa non riuscirà a puntare facilmente sul target come quella Thalia. Dovrebbero essere in grado gli outplay di giocarsela un pochino più difensivamente a questo giro, anche perché hanno una top lane che non dovrebbe soffrire così tanto lo scontro diretto. Prima abbiamo visto Stan soffrire molto l'1v1 in lane con il suo Gangplank, come abbiamo visto anche domesticamente in campionato, molto spesso solo killato in lane. Con Ornn puoi permetterti di essenzialmente abbandonare qualsiasi pretesa sulla lane, e anche se dovessi finire per morire una volta o due non ti costa veramente niente, sei un tank, fai comunque il tuo lavoro arrivato più avanti. E Lotus su Wukong sono abbastanza interessato, perché non era proprio uno dei suoi pick più popolari domesticamente, però ha un potenziale di early game che probabilmente gli outplay vogliono sfruttare per fare un po' leva su quelle che erano delle fasi di gioco che anche loro a quanto pare hanno identificato come molto importanti, perché dei due game che abbiamo visto però fino ad oggi entrambi i game si sono risolti in early game. C'è anche da pensare al fatto che comunque se in top hai un campione che può non ricevere le attenzioni da parte di Wukong in corsia centrale, avere subito, abilitare subito comunque Thalia nel muoversi con il suo muro della tessitrice aiuta tantissimo, e si può andare su quella corsia inferiore, un po' l'effetto domino, no? Lanci, tiri giù una piccola testa del domino e continua a snobollare, 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 fino ad arrivare a un punto, comunque i livelli, l'early game di Wukong, poi con il ciclone andando avanti, grazie anche a tutto quello che può aiutare tantissimo. Dall'altra parte invece mi sembra di aver visto Sejuani per la corsia superiore, vado ora proprio a memoria flash, sì. E si va su un pick che ultimamente, avendo visto anche il CK, si sta anche spostando un po' sulla giungla, non solo il CK ma comunque tutte le righe. Sta un po' ritornando al suo luogo d'origine, diciamo che si è passati dal prendere quelle Sejuani sulla top lane per la sua efficacia come tank di corsia, capacità di poter richiedere molte poche risorse e comunque dare dei buoni risultati, di avere delle buone proposte già dalla laning phase, ad apprezzare il valore del campione quasi anche solo a causa del suo kit, di quello che ha, e quindi volerla avere in partita quasi no matter what. Abbiamo visto persino delle Sejuani support ultimamente far capolino. Andiamo a vedere allora cosa succederà su Lando Evocatori. Naturalmente le bet sono a vostra disposizione e avete modo di dirci la vostra con gli hashtag. E naturalmente, mi raccomando, tifiamo tutti outplayed, è stato un match, non iniziamo, ho visto un po' la chat subito triste, non siate tristi, questo è il momento del, come dicono, Todor Nada, no? Come dicevano, oppure, ora c'è questa cosa dei francesi, se finì, no, ancora non è finita, tutto è possibile. Fnatic, per fare un esempio, mondiali dal 0-3 arrivarono sul 2-4 e andarono anche oltre, quindi tutto è possibile. Naturalmente, intanto Ezuba che vanno a mettere visione profonda all'interno della tana del red buff, mentre come avete potuto ben vedere i giocatori di OP, avendo messo una ward vicino a quelli che sono i raptor, possono tranquillamente aver capito, e infatti vanno subito a togliere proprio quella ward, la posizione degli Ezuba e quello che era il loro modo di giocare. Tutti i due jungler partono la parte alta della mappa, quindi andremo a vedere andando avanti se Yaiki e Lotus riusciranno
poi a dare impatto alla corsia centrale o alla corsia inferiore. Carino il piccolo saluto di The Haste con il logo degli SK. Abbiamo già menzionato appunto prima, The Haste era midlaner di questi, di quegli SK Prime fino alla conclusione dello Spring Split, dove poi durante il summer è ritornato appunto da noi in questi ANG Outplayed, però sono queste piccole rivalità che si vengono a creare molto, molto simpatiche e divertenti a volta. È una rivalità quella contro l'Hitpoint Masters, lega della Repubblica Ceca e della Slovacchia, che ci sta addosso molto spesso i New Masters. L'abbiamo già menzionato prima con Giannetti, ma la quantità di volte che abbiamo finito per incontrare uno dei rappresentanti cechi o talvolta anche essere eliminati da essi, purtroppo si conta praticamente sulle stesse dita della mano su cui si contano le nostre apparizioni in New Masters. Ogni volta ci deve essere questo incrocio, ogni volta c'è questa sorta di piccola rivalità. Una rivalità che tra l'altro io tengo anche abbastanza vicina al mio cuore, perché io sono cresciuto in Repubblica Ceca per molti anni. Ma no, vediamo, Lotus cerca un inserimento sulla botlane. Potrebbe esserci distanza flash, abbastanza no. Grande. Era già stato prima. Non penso che si riuscirà a combinare niente. Non si era visto prima in camera, ma sono già partite qualche summoner spell sulla corsia inferiore. Il flash di Danny, come quello di Panda, la guarigione di Lingard e l'illusione di Basker. Quindi già hanno cercato sulla botlane di portarsi a casa un'uccisione, probabilmente proprio per aggressione proposta dagli Esuba, ma senza successo. E quindi allora, fra 3 minuti e 30, i due jungler sono stati nella parte bassa. Lotus è stato molto più veloce, dato che non è andato a andare a fare anche i Krug, e questo ha permesso a lui di andare a prendersi il primo Argo Granchio. Potrebbe passare anche per il secondo, visto che il jungler degli Esuba si trova nella parte bassa di mappa. Attenzione, perché qui è un piccolo problema per Lingard e Angry Panda. Vediamo comunque la minion wave essere leggermente più avanti. Arriva comunque l'ancora, poi Lingard prova a fare qualche cosa. La stretta di mano non servirà a niente. Lotus in ritardo, prova ad andare però per l'aggressione. Potrebbe arrivare comunque un'uccisione. Yek potrebbe essere in difficoltà, prova andare avanti. Lotus trova un'uccisione, poi si muove verso Dani. Ecco i danni da parte di Lingard, okay, che trova anche la kill su Dani. Poi alla fine Vasked va per l'aggressione, vuole trovare almeno un'uccisione con l'ancora, prova a fuggire. Non ci sarà il bubble esplosivo. Lotus sembra facile preda per lui. L'uccisione su Vasked con lo slow, con tutto quello che può esserci. Sta arrivando anche di Haste. La kill si vuole dare al mid laner. E infatti il giocatore croato trova la kill. Anche meglio direi che lasciarla in tasca a Lotus, così anche di Haste sale sul tabellone con quest'uccisione. Azione nata da un errore degli outplayed, perché farsi cogliere da quell'ancora, lasciarsi un po' aggredire da una volontà di all-in molto chiara stabilita dagli Esuba. Oh, grazie a Aitor contro di Ace, sì, poco mana. Però un bel po' di cazzate gliel'ha dati, Ha voglia, bello scambio, ben fatto. Appunto, purtroppo non abbiamo modo di rivedere le play in questo setup a single observer che ci troviamo, però avevano visto gli outplayed Yeiki entrare nel cespuglio, l'avevano pure pingato, quindi da lì a farsi poi cogliere dall'ancora Angry Panda, un po' magari posso capire la volontà di fare da esca, perché c'era Lotus sulle retrovie ed erano confident nel poter reggere il 3v3, però era partito un po' maluccio per diciamo gli standard che si potevano porre in questo scambio. In ogni caso ne siamo usciti con un leggero vantaggio, quindi non possiamo neanche troppo lamentarci. Una kill a testa per Lotus di Ace e Lingard è sicuramente una partenza migliore di quella che ci ha riservato il nostro primo game di giornata. Bisogna anche dire che l'early game, come dicevi tu, di tutti e due i match, e il primo a favore di Esuba era venuto con un 3-0. Invece in questo caso ci sono state sì due uccisioni, ma la risposta è stata netta da parte degli NC Outplayed, e questo ti fa ben sperare andando avanti, perché comunque Aphelios ha bisogno di arrivare a quegli oggetti, arrivare a poi fare male alla frontline nemica. Poi col muro della testitrice, la botlane invece di Esuba è un po' in difficoltà. Vabbè, Gripando a spostarsi, eccolo lì lo smottamento, molto buono. Lingard si trova una kill piazzata su un piatto d'argento. Bene, così un'altra ottima azione, bellissimo il muro di The Ace che ha tagliato fuori gli aggressori. Non solo, c'era anche Yei che dall'altro lato che stava cercando di riequilibrare un po' i conti numerici per la squadra, ma grazie a quel muro non è potuto entrare. Adesso occhio che su questo drago potrebbero cercare gli Esuba di entrare,
hanno sia Saietor che Yeiki in aggressione. Yeiki ancora non ha la sua suprema a livello 5, questo Diego. Sembra che vorranno semplicemente tornare il drago. Si tuffa in mezzo, prende due persone, molto buona stretta di mano. Il drago viene conquistato poi dai giocatori di Outplayed. Decidono di continuare, i danni ci sono. Yeiki ora viene ucciso da Lingard, però verrà ucciso anche lui. Una doppia kill per Saietor, vuole andare su di Ace. Prova a cercare almeno un'altra uccisione. Va in stasi, basket. E quindi Saietor con la triple uccisione finirà e pulirà gli Outplayed. E queste sono tante risorse conquistate dagli Esuve. In una botta sola Saitor si è praticamente costruito una taglia da 300 unità d'oro. Questo è un enorme swing monetario per la squadra degli Esuva, che sono riusciti a inserirsi molto bene, sfruttare molto bene la loro capacità di schermaglia in questa fase di gioco. Raid qua da parte di Stemma non può arrivare a minacciare, non ha quell'ustione data dal libro di incantesimi alla presa dell'immortale, quindi non così pericolosi per Welcome questi scambi. Veramente bravo Saitor, devo dire, queste ari che ci stiamo trovando contro oggi stanno veramente brillando, e con adesso tutto questo vantaggio in mano sua potrebbe cercare di diventare un po' carry protagonista degli Esuva. Quest'ari può veramente cercare di diventare direttore d'orchestra della sua squadra e generare sempre più vantaggi, anche perché abbiamo già 7 stacks su un sigillo oscuro che era già presente prima di andare a cercarsi quella schermaglia. E se stai parlando io non ti sento. Ero mutato. Amorevolmente, ti ricordo che io e Noodles abbiamo una cosa in comune: lui solo all'analyst desk e io al cast. Quando sono da casa, l'essere mutato è la mia macro personale. Dicevo, comunque di Est abbiamo visto che doveva depushare la corsia. C'era stato comunque Yaiki nella giungla degli Outplayed, mentre Vasquez e Dani vogliono arrivare. Buona comunque la maglia amorosa in gripanda, il flash per rimanere in vita. Poi la sette di mano non andrà a colpire nessuno degli avversari. I giocatori degli Outplayed sono molto bravi a scappare. Peccato per il flash che ha dovuto utilizzare in gripanda. Ok, anche questo scambio. Sì, c'è il ciclone. Prende Saietor un'altra uccisione sul giocatore avversario. Poi Yeiki ucciderà Lotus. L'1v1 è vincente da parte del jungler degli Esuba. Eh sì, stanno già iniziando a decollare con il potenziale di questo mid jungle duo. Yeiki e Saietor ancora una volta protagonisti di una grandissima partita. Lo sono stati nel primo game della giornata, lo sono di nuovo adesso, soprattutto Saitro con quest'Ari che si sta guadagnando uno spazio di prepotenza tra i migliori in campo, non soltanto della partita, ma sembra quasi di oggi, di tutta la giornata. Quest'Ari è veramente spaventosa per come si pone, per come aggredisce, e va rispettata un po' di più. Lo vediamo già staccare di Hasty, 1300 unità d'oro. Sono nemmeno 2000 le unità d'oro a separare le due squadre, e quindi sappiamo che Saitor ne è una grande parte. Tempesta di Luden già completata, nemmeno 10 minuti di partita e abbiamo già anche un mitico di full penetrazione magica, ovviamente primaria fonte di danno magico della sua squadra, per non dire unica, diciamo, a fianco di quella Sejuani. È doverosa questa itemizzazione, perché questo adesso rende Ari una incredibile minaccia per chiunque, dato gli Outplayed. Abbiamo 4 bersagli fragili che non vorranno prendere facilmente Magic Resist. Questo potrebbe essere un buono scambio. Sì, potrebbe esserlo. Dani va a fuggire, il Gravitum non fa abbastanza danni. Poi si mettono di fronte comunque sia Vasquez che Yeiki, facendo non può andare Lingard ancora oltre. C'era sì la veglia lunare, però grazie al flash, grazie alla spettralità, Dani può stare sano e salvo. Va a chiudere anche il suo oggetto mitico, va per l'uccisore di Kraken. Questa è la scelta sul campione della corsia inferiore, mentre Yaiki va a ripulire la minion wave, dato che comunque Dani non potrà godere le gold da questi minion. Già, poppato tutto, Dani si è salvato. Lì si può un po' recriminare a Lingard di non aver voluto buttare anche la Suprema per assicurarsi 100% di chiudere l'uccisione. Forse un po' overestimato quello che sarebbero riusciti a fare in due. E purtroppo non è bastato. Peccato, perché c'era anche una taglia non particolarmente succulenta, però quei 150 gold bonus che in tasca a Lingard avrebbero fatto molto comodo. Invece adesso con un rapido reset gli Esuva sono pronti a riportarsi su questa corsia inferiore e riprendere un grande vantaggio anche tramite questo messaggero appena droppato. Saranno
4 placcature complessivamente tolte dalla struttura, no? Forse via lunare con il Graviton su più persone. Sta arrivando anche Lotus, prese ciancato da Saiator. Quindi alla fine non riusciranno ad andare oltre. C'è stato anche il teletrasporto da parte di Ace. Probabilmente dovevano giocare in qualche modo aggressivi. Poi il flash da parte di Lingard. Buona stretta di mano. Eccolo lì. Cosa ha fatto Angry Panda? Meraviglioso con la sua ultimate. E Lingard troverà una serie interrotta ghiottissima per lui. Già, assolutamente Angry Panda maestoso nel giocare questa aggressione. Lotus con il ciclone, vendete la tirante, il flash, Dani troverà l'uccisione. Ora anche il dio della forgia per dividere in due il fight. Potrebbero decidere di andare i giocatori di Outplayed, invece decidono di rallentare. Lindgard e Angry Panda sono bassi di HP. Stenboss si mette di fronte per fare da frontline. Di Ace è pronto con lo smottamento. Ora arrivano i danni, anche la ultimate di parte di Yasked. Stenboss troverà l'uccisione. Di Ace deve flashare, flash anche di Vasked per cercare la kill. Poi Saiator, rientrato con il teletrasporto, ne trova una. Ci arriva anche Vasquez a prenderne un'altra. Sarà una serie interrotta però. Stand. Di Stenboss. Sono due kill per Stenboss. Riesce un po' a salvare l'azione in conclusione. È comunque un grande vantaggio per gli Esuba. Contato l'intera schermaglia, però quelle due kill in fondo che sei riuscito a lastittare praticamente di auto-attack sono state una sorta di miracolo, di piccolo miracolo per gli Outplayed. Bellissima l'aggressione iniziale, bellissima la presa di Angry Panda al volo ad acciuffare Saiator, bloccarlo sotto la torre con quell'acquisizione forzata e quindi anche taglia consegnata in tasca a Lindgar. Sembrava il perfetto inizio di fight, poi però si sono spinti un po' troppo avanti gli Outplayed con troppa poca vita, troppo poco deboli per quella schermaglia. Non hanno retto il reingresso di un Saiator che aveva il teletrasporto, che era pronto a rientrare subito in campo, e da che eravamo riusciti a togliergli via anche un po' di stack su quel sigillo oscuro, se ne è subito riconquistate 9. 6-1-2, quest'aria è spaventosissima. Fa paura, sì. Però speriamo che Lingard farà più paura andando avanti nella partita. Intanto scambio fra la top e la bot da parte degli Outplayed, mandano Lingard, mandano Angry Panda insieme. C'è Yeki però in corsia superiore. Attenzione all'aggressione che può arrivare da parte di Welcome, ma poi anche la prigione glaciale. C'è Lotus in behind, poteva andare. Veglia lunare, non c'è il ciclone ancora, ma i danni! Lingard, no. Cioccolatino come lo chiama Briz, va a trovare la kill e riesce a mettere in difficoltà ora Yesuba. C'è Saiator però in corsia superiore. Attenzione, danni che possono arrivare dal mid laner, come dicevi tu. La ulti una volta partito può andare di reset in reset, macinarseli anche tutti e tre. Adesso che anche i CC con Vasquez al suo fianco, appena lo vedono su un lume, devono ritirarsi gli Outplayed. Non possono veramente cercare di contestare quest'area. In questo momento aria è troppo forte, è troppo spaventosa. Lingard però sta acquisendo tanti vantaggi e per l'appunto divorato Angry Panda. Divorato. C'è comunque la possibilità da parte di Lingard di utilizzare ora anche la Gale Force per fuggire. La Maria Morosa però non va a colpire il giocatore. Lotus in difficoltà, deve scappare. Vendetta lacerante, il ciclone per riuscire a fuggire. Yeki fa veramente paura nell'1v1. Eh sì, è un piccolo scambio di supreme qua che siamo abbastanza contenti di prendere alla fine. L'importante è non cedere altre risorse. Adesso siamo sulle 2000-2500 circa gol di vantaggio guadagnati dagli Esuba e ci dobbiamo principalmente preoccupare di non accrescerli ancora di più, perché Saiator è sull'orlo di diventare veramente ingestibile con quest'Ari. Potrebbe arrivare alternatore X, e quindi sarà un ombro fiamma come secondo oggetto. È proprio full magic pen quest'Ari, è una scelta molto coraggiosa perché appunto, come ho detto, è l'unica fonte di danno magico della sua squadra. Quindi per gli Outplayed realisticamente non arriverà resistenza magica. Non arriverà resistenza magica praticamente per nessuno. Anche Stenboss, dopo il guanto di gelo ardente, lo vedo con un Warden's Mail, con Maglia del Custode, quindi sarà Randuin, forse? Perché lo vedo a fianco anche quel cristallo, quindi non sembra essere un fulcro dei geli. Non lo so. In ogni caso, Saiator può fare liberamente danno a chiunque della compagine degli Outplayed, sì. E senza nemmeno doversi sforzare. Sentire la mietitura, come detto in precedenza, poi Yeski vorrebbe entrare, arriva Lama Boomerang, Dio della Forgia, per andare a bloccare qualcuno, prendono Saiator, potrebbero andare sull'avversario, l'altima da parte di Vasquez, la veglia non è più persone molto buona, poi anche l'acquisizione forzata, bella! Da parte di Stenboss, morirà sì, però in questo caso un'altra kill, ed è
era stata interrotta di Lindgaard. Meravigliosa l'azione. Bel fight qua. Traiettor. Prova i danni di Ace. Che rischio. Enorme, enorme rischio, tantissimi danni. Quest'area appunto è spaventosa, ma bellissimo fight. Molto bravi, stavolta riusciamo a non permettere a quell'Ari di entrare in combattimento. La tagliamo fuori. Ottimi strumenti di CC, bellissima suprema di Angry Panda che tiene immobilizzati gli avversari, menarsi tra di loro, seguita da quella carica ardente di Stem Boss per il triplo knock-up. Tutto questo mentre Lingard è libero di fare DPS con Apelios. Questo è uno dei fight migliori che ci possono uscire, quindi teniamoceli stretti. Fight come questi, Aphelios, secondo oggetto chiuso adesso con questi saluti di Lord Dominic, quindi molto efficace adesso anche sulla frontline, anche su quella Sejuani. Ci stiamo un po' costruendo la nostra via d'uscita da quello svantaggio inizialmente subito, però non è una facile, non è una strada facile. Il nostro primo punto sulla checklist di ogni scontro è tenere Ari fuori dal fight, impedire a Ari di entrare in combattimento, o se lo fa, chiuderla in una catena di controllo infinita e portarsi a casa quello che comunque è un succoso shutdown, e sono tante stack di sigillo scuro da fare fuori il prima possibile. Stavo pensando anche una cosa, il fatto che comunque questa partita è molto sanguinolenta, vediamo 29 kill in 17 minuti e la cosa fa, non so se dire ben sperare o non sperare, perché gli outplayed sono gli Eiki, che parlavo di OP ma è di Ace. Abbiamo detto molte volte Crazy Ace. Attenzione, gli Eiki, i danni ci sono. Dio della Forgia, vendetela, ce l'ha il flash. Eccola, anche la stretta di mano di Ace troverà la kill. Ottimo, ottimo. Anche perché se Eitor ha usato una ulti, occhio re-engage. Sì, possibile. Arriva in knock-up. Lingard subisce una marea di HP. Alla veglia lunare per recuperare poi quegli HP. Anche bella l'isolazione. Di nuovo, cosa fa Angry Panda? Meraviglioso. Però la prima kill, la seconda per i giocatori di Esuba. Se l'è interrotta, trovata. Continuano a fare male per i giocatori. Attenzione, Angry Panda verrà ucciso anche in questo caso. Danny, è una doppia uccisione di nuovo. Stem Boss. Stem Boss sta alzando tanti pesi, ottima frontline, ottimi engage da parte sua, ma Angry Panda, che supreme che sta tirando in questo game. Delle acquisizioni forzate meravigliose che tengono in piedi i nostri fight. Ogni volta a cogliere target importanti, immobilizzarli, perché a volte passa un po' in sordina il concetto che, ok, la ulti di Renata ti fa attaccare i tuoi alleati, e quindi dici, vabbè, ma tanto io sono un Ari. Cosa mi cambia se fermo ad attaccarmi in realtà? Tanto non è che gli tolgo tanto. Non attacchi gli avversari con le tue spell. Soprattutto, sei fermo. Saitor non può scappare quando è vittima di quella spell. È fermo, immobile, è un CC, ma è meglio. È uno stun, ma è meglio. Permette agli outplay di raggiungerli. Si sono buttati avanti con molta foga gli outplay, e questo comunque è costato la vita di Lingard in quello scambio. Però questi vantaggi continuano a fioccare. Questi fight è ciò di cui abbiamo bisogno, perché guarda adesso la scoreboard in alto, siamo tornati in vantaggio monetario. Anzi, con questo smile sul blu buff Aegis è subito ripreso, ma siamo lì a combatterci adesso, sì. Perché eravamo già in un early game che sembrava darci per spacciati. Guardavo anche i gold, 9.600 per Lingard, che sta facendo comunque un buon lavoro. Dicevo, la partita è molto sanguinolenta, quindi se vedete dei 7-4-7, 4-4-10 va bene comunque, perché vuol dire che stanno combattendo tantissimo. Herald piazzato in corsia superiore, la cosa non è che mi faccia molto piacere, perché vediamo che la testata arriverà senza grosse difficoltà da parte del grosso obiettivo della corsia superiore, prima del barone Nashor. Mentre arriva anche l'utilizzo, Liga prova a fuggire, molto bravo. Io della Forge da parte di Stem Boss, sta arrivando Yeki, attenzione a Stem Boss che rimane ancora dentro, entra di Ace, bello lo smottamento su persone, veglia lunare, attenzione a Saietor, Saietor che deve flashare, anche l'utilizzo da parte di Lotus del suo ciclone, gli scudi di Angry Panda. Mamma mia, Angry Panda ci sta tenendo in vita in questa partita, ci sta veramente tenendo in vita in questo game con una meravigliosa Renata Glass, gli scudi, le supreme. Qua ci siamo prevalentemente preoccupati di neutralizzare l'engage avversario ed è tutto quello che serviva. Non c'è da fare passi più lunghi della gamba, bisogna semplicemente prendere quello che ci tocca. Lingard tra l'altro sta andando verso la brama sangue, sembra, come terzo oggetto, quindi qualcosa di anche molto difensivo. Lo sta capendo che
il suo focus deve essere sopravvivere all'assalto avversario, se riesce a nullificare un po' l'aggressione di quell'area, impedire di venire one shottato, assassinato subito dal carry avversario, hai già fatto buona parte del lavoro. Il danno piano piano arriverà. La comp degli outplayed è una comp che si chiude bene a testuggine, combatte bene attorno al proprio paper carry, l'importante è tenerlo in vita. Attenzione, Angry Panda, tip tap molto buono, il flash, Lingard verrà ucciso, può farci veramente poco. Viene utilizzato in salvataggio, ma con pochi risultati possibili. Bisogna dire in questo caso i giocatori di Outplayed ogni volta che vengono visti ingaggiati direttamente dai player di Yesuba, vedono Lingard che è stato ucciso, allora si muovono subito verso il Barone Nashor. Eh sì, corrono verso quell'obiettivo, guarda là, non perdono neanche un attimo, neanche un battito, non stanno a setappare trappole, vogliono subito forzare il fight con svantaggio numerico, il muro della tessitrice darà visione agli outplayed, outplayed che devono essere molto cauti, stanno fightando senza il loro più grande carry e gli avversari sono ben ricchi di risorse difensive. Arriva anche l'attimo di molto buoni Angry Panda che divide Dio della Forgia per andare a prendersi qualcuno. Yankee potrebbe essere l'obiettivo, attenzione a Stenbass di Ace, scioglie quindi il jungler avversario, arriva anche il ciclone, la kill su due giocatori, Saietor e Danny gli ultimi due, di Ace viene colpito ma arrivano i colpi da parte della scimmia Lotus con la serie interrotta trovata in precedenza anche da di Ace, porta il fight sul 4-1, grande fight. Adesso Lingard è spawnato, è arrivato Saietor, quel lume non l'ha visto. Ma se entra nel cespuglio, se entra nel cespuglio potrebbe cercare un recall ancora facilitato. Adesso sanno che è ancora nelle vicinanze, adesso lo vedono sul lume. Lotus lo scatto, viene preso comunque Baron Asher, molto buono. Bene così, un altro ottimo fight, un fight che onestamente non pensavo gli Outplayed sarebbero riusciti a cavare fuori in maniera così liscia lineare, senza il loro carry. Avevo veramente paura, ero qua a pensare non andate troppo a fondo, disingaggiate, cercate soltanto un modo di fermare quel Baron, ma anche senza Lingard si sono cercati un'aggressione profonda, sono riusciti a isolare bene il primo target in quel piego e l'hanno fatto fuori, rimosso il jungler, puoi cercare di lottare ad armi pari anche perché Lingard nel frattempo si sta iniziando a muovere verso quella metà superiore e se arriva ad un fight vinto puoi convertirlo in un Baron come è successo, e ora sembra per la prima volta nella partita gli Outplayed schizzano avanti su un vantaggio monetario concreto oltre le 2000 unità con questo Barone, ancora 2 minuti e passa di Baron Powerplay da sfruttare al meglio. Ci sono le varie torri in corsia centrale e in corsia inferiore e questo vuol dire una buona cosa per noi perché quel vantaggio di gold che c'era inizialmente da parte di Yesuba veniva soprattutto dalle torri conquistate. Loro ne hanno due, sono le due nella corsia, la prima in corsia inferiore e poi quella in corsia superiore. Trovata un'altra torre da parte di Yesuba nella corsia superiore, T2 conquistata da Saietor. Sa Saietor che nessuno vuole veramente andarla a confrontare, anche se, come dicevi prima, con la kill trovata in precedenza, quella la seconda morte che vedete, ora le sue stack sono ritornate a 9 ed è una cosa molto positiva, infatti vedete che ha rallentato l'acquisto dei Mejai. Sì, infatti non sembra neanche voler andare verso Mejai e un po' posso capirlo, cioè adesso lo posso capire. In early game sarei andato più spedito su Mejai perché è ripartito con veramente tante stack e cercare di convertirlo in maniera ancora più funzionale sarebbe stato ottimo, ma adesso Saietro ha visto che è molto difficile per lui effettivamente inserirsi in questi teamfight e a volte rischia pure di morirci, e un conto è se hai il sigillo oscuro che muori e perdi 3-4 stack, ma se hai un Mejai e quando muori te le perdi quasi tutte quelle che hai accumulato, è un costo che forse non vale esattamente la pena di quello che potrebbe portarti. Infatti si mantiene su degli oggetti incentrati su quella la classica build da sono l'unica fonte di danno magico della mia squadra, l'oggetto mitico che dà penetrazione magica, l'oggetto che dà la maggior penetrazione magica del gioco flat nell'ombrofiamma e l'oggetto che mi dà penetrazione magica percentuale per far valere ancora di più gli altri due. Saietor qua è capace veramente di sciogliere chiunque dal lato degli outplayed, anche Stenboss, piano piano, non in una singola combo ma piano piano fa male anche a lui. Ora intanto che viene sigiata da parte degli outplayed nella parte superiore Stenboss, attenzione, soffio del mantice, Danny ne riceve comunque da Danny. Ari non c'è, quindi tutto quello che riesce a guadagnare adesso senza il grande carry della compagine avversaria ad assisterli è tanto di guadagnato. È vero che stai scambiando un po' torre per torre sul timer del barone, che non è ideale, infatti vedremo questa Baron Powerplay assestarsi sulle 1700-1800 unità grazie a quei 600 gold locali bonus appena conquistati a Saietor. Però qualsiasi attimo dove puoi permetterti di muoverti su un obiettivo senza
quell'aria a fare pressione sono attimi preziosi. Ora bisognerà stare attenti, perché si inizia già a guardare anche verso i prossimi draghi. Gli outplay sono a una stack da arrivare ad un'anima. Certo, di nuovo, è un'anima della nuvola. Niente di eccelso, niente di fantastico, niente di game defining, ma sono comunque statistiche bonus che possono far comodo e soprattutto possono cercare di attirare gli avversari verso un teamfight per loro più difficile da gestire, perché stanno arrivando delle power spike molto importanti. Il putrificatore Chemtech per Angry Panda vuol dire assistere ancora meglio tutta la sua squadra nel limitare il sustain del team avversario. Non ce n'è così tanto di sustain, ma in ogni caso, soprattutto contro un Viego, può fare molto comodo. Lingard con quella brama sangue, è vero, non ha ancora la spike del frammento infinito come terzo oggetto, ma ha tanto sustain ed è quindi difficile da buttare giù per gli assassini dall'altro lato. E The Ace adesso ha un copricapo di Rapid, quindi fa veramente male, soprattutto sui bersagli fragili. C'è anche da pensare al fatto, Emi, che in questo momento gli outplayed sono leggermente in vantaggio, cosa buona. Hanno preso comunque il Baron Ashur, ancora buona poi in quel fight. E come dicevi tu in precedenza e l'hai riconfermato con la prima sangue, Lindgard ha detto fermi tutti, io non posso morire in aggressione gripando. Attenzione, arrivano gli scudi, poi anche le giglie del sole per salvare Angry Panda di nuovo. Bravo Panda, bravo Panda, mantenere sangue freddo, tiene il flash disponibile, la suprema disponibile, non si fa mangiare nessun cooldown in queste tempistiche delicate. Usa sì il Locket semplicemente per garantirsi la sopravvivenza, ma già avere il suo AD carry al suo fianco minaccia Saitor, che non può permettersi di rimanere troppo a giro per cercare il burst definitivo sul support avversario, pena di rimetterci la vita lui stesso. Quindi Angry Panda sa che il midlane avversario sta agendo con un tempo limite molto conservativo, e senti là che danni che arrivano. Queste sono proprio delle pigne clamorose tirate in testa al Lotus. Bisogna rispettarla quell'area, bisogna stare veramente attenti. In controllo di visione attorno a questi obiettivi è indispensabile. E di nuovo abbiamo visto gli outplay team fightare molto bene in questa partita per adesso, gestire bene i loro controlli per impedire un facile accesso ad Ari. Dobbiamo continuare a farlo, perché a Saitor basta veramente una buona azione, un buon charm da vincere la partita per la sua squadra. Sto pensando proprio, ti ricordi te, nelle coste toscane ci sono alcune volte quegli alberi in cui cadono le pigne, no? E tu, proprio la pigna che cade da lì e ti becca una pigna in testa, ecco, quella fa molto male. Non ho mai avuto questa esperienza e spero di non riceverla mai nella mia vita. Per fortuna, speriamo che anche per gli outplayed non si ponga questo scenario. In ogni caso, minutaggio pericoloso adesso, occhio a preservare le proprie barre di HP, i propri cooldown in vista del drago, in arrivo tra meno di un minuto. Il barone è già spawnato, ma sembra volerlo si trascurare un po' di più. Gli Esuma sembrano avere un controllo di mappa un po' più marcato degli outplayed a livello di visione, a livello di preparazione. Però gli outplayed hanno preso bene priorità sulla wave mid lane, quindi hanno richiamato gli Esuma sulla lane e adesso sono gli outplayed i primi sul fiume. Infatti Lotus si sta spostando, toglie il lume di controllo. Oh, il muro? Arriva anche il muro e si dice molto buono. Bravi. Possono arrivarci bravi quasi gratuitamente, sembra di sì. 5.000, 4.000, 3.000, anima del drago nelle mani degli outplayed. Però attenzione, Dio della Forgia si può provare a ingaggiare, si vuole andare sul top laner, arriva anche il ciclone, vanno in stasi, bella ultima, che acquisizione è bellissima! Arriva lunare, Lingard, Crazy Ace, il duo dei danni per quello che è l'Ace! E questa potrebbe anche essere chiusura, perché guarda quei dead timer, siamo sui 30-40 secondi, una fantastica combinazione di supreme, Stem Boss e Lingard, Angry Panda ci portano a casa il drago, il team fight e lo dico anche la partita, vittoria importantissima per i nostri outplayed. Ce l'hanno fatta, il primo è all'interno, ci sono ancora delle partite da giocare, ce ne sono ancora 4, c'è la partita contro il team fantasma e poi il ritorno, ma questo è un tassello che vale oro per gli NC outplayed. Puoi dirlo forte, puoi dirlo veramente forte. Partitone e grande gioia per la squadra italiana che si è veramente ritagliata un ottimo spazio. Un ottimo spazio in questo game, si sono ripresi da un inizio shaky, ma il modo in cui hanno saputo giocare attorno ai punti di forza della squadra avversaria è stato ottimo, veramente bravi. Ecco, questo è un game che mi riempie di confidence, perché abbiamo appena visto gli outplayed giocare bene, giocare ordinati, giocare precisi e rimosso
il fattore di questo game è già finito dall'early game, perché è successa una cosa tragica, mm-hmm. come abbiamo visto nei primi due game di oggi. Questo terzo game, più combattuto, più lottato sull'esecuzione meccanica, più lottato sulla precisione di fight in fight e non sul portarsi dietro un enorme successo dalle fasi primitive di partita, ce lo siamo portati a casa noi. E questo è un grande obiettivo, perché puoi contare sul fatto che se ci troviamo in queste posizioni difficili, ce la portiamo a casa. Il mio collo è ancora qui intatto. Questo vuol dire tantissimo. Probabilmente se mi stai ascoltando mi dispiace. Il boy ha posato l'ascia. Oh, diciamo che... No, non dico niente, sto zitto, non dico niente. Ne riparlerò poi prossimamente. Nel futuro ricordati, Moon, nel caso ne riparleremo. Ricordati, quando arriveremo a No Castle, direi, mi devi dire qualcosa? Se non ti dico niente vuol dire che meglio di no. A posto. Però, perfetto. Partita importante, soprattutto perché poi ci sarà anche la partita fra Yesuba e gli SK Prime. Questo vuol dire che almeno uno dei due team rimarrà o a stretto contatto o meglio ancora indietro. Abbiamo ancora la partita del team Fantasma, che può, con Vendetto comunque, con tutti i ragazzi, non dico per forza vincere, ma almeno dare fastidio agli SK Prime, perché ricordiamo, essendo un gruppo che si gioca in due giorni, è molto, dannatamente molto importante anche solo scalfire la sicurezza di un team, può vuol dire la caduta libera andando avanti, non solo in domani, ma anche nel caso dovesse arrivare primo o secondo nella serie successiva, perché stiamo parlando di un team che viene da una lega, da quelle accredited, quindi quelle accreditate, e vuol dire anche, sappiamo ben tutti, comunque una risonanza maggiore e giocatori che puntano sempre a quei campionati un po' più riconosciuti. Certo, tra l'altro anche per riportarsi un po' su quella traiettoria del... chissà cosa poi vedremo anche in quelle fasi successive, quando si andrà verso le eliminatorie dei play-in, quando vedremo anche poi a quel punto gli incroci tra i vari gruppi prendere vita. Abbiamo visto l'evoluzione dei gruppi abbastanza interessante nell'inizio giornata di oggi, con nella primissima partita di tre gruppi, tre delle major, su tre major che giocavano, due hanno perso. E anche guardando adesso quella che è un po' la progressione, ti aggiorno molto rapidamente su alcuni dei risultati che stiamo vedendo. I Bison hanno perso un'altra partita, questa volta dai Game World, dai francesi, quindi qualcosa di sicuramente più aspettabile, ma adesso sono 0-2. Nel gruppo A, i JDXL sono in game in questo momento e stanno perdendo contro gli Stella Rossa, quindi anche i JDXL rischiano di partire sullo 0-2. Non è un grandissimo play-in questo per i rappresentanti delle major, quindi il potenziale di arrivare ad una best of three dei knockout anche su una seconda posizione contro una squadra che non arriva da una credited, non arriva da una major, potrebbe essere alto. Vittorie come questa per gli outplayed sono estremamente importanti per consolidarsi, non necessariamente come primo posto, ma almeno come top 2. Andremo a vedere poi, dopo la pausa, il game fra Team Fantasma e SK Prime. Rimanete qui.